Quando stai per avere un bambino, è come immaginare di fare un favoloso viaggio in Italia. E fai dei meravigliosi progetti. Il Colosseo, il Davide di Michelangelo, le gondole a Venezia. Inizi a imparare frasi in italiano. È tutto molto eccitante. E dopo qualche mese di sogni anticipati, finalmente arriva il giorno. Fai le valigie e parti. Dopo qualche ora, l'aereo comincia ad atterrare. Entra lo steward e dice: benvenuti in Olanda. Olanda? Rispondi. Come l'Olanda? Io ho comprato un biglietto per l'Italia. Io credevo di essere arrivata in Italia. Tutta la vita ho sognato di andare in Italia. C'è stato un cambiamento del piano di volo e abbiamo optato per l'Olanda. Così devi comprare una nuova guida. Devi imparare alcune frasi di una nuova lingua. E incontri gruppi di persone che altrimenti non avresti incontrato. È solo un luogo diverso. È un po' più calmo e pacifico dell'Italia. Ma dopo che sei lì da un po', inizi a guardarti attorno, inizi a prendere confidenza e cominci a capire che in Olanda ci sono i mulini a vento. L'Olanda ha i tulipani. L'Olanda ha Rembrandt. Però tutti quelli che conosci sono occupati ad andare e venire dall'Italia e ognuno si vanta di quale meraviglioso periodo abbia trascorso lì, di quale posto bellissimo sia l'Italia. E per il resto della tua vita tu dirai: sì, quello è il posto dove avevo progettato di andare, è ciò che avevo programmato. E la pena di tutto ciò non se ne andrà mai. Mai. Mai, 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 mai. Perché la perdita dei propri sogni è una perdita molto significativa. Ma se passerai la vita a piangerti addosso per il fatto di non essere andato in Italia, non sarai mai libero di godere delle cose molto, molto speciali e molto amabili dell'Olanda.